quanto portato, a volte mi sembra, incontrando poi presbiteri in giro per l'Italia, a volte con un certo peso, però davvero uno dei segni di speranza di quello che stiamo vivendo, perché per ritrovare assemblee di questo tipo nelle nostre comunità dobbiamo tornare indietro nella storia a quell'altro fenomeno di globalizzazione che era l'Impero Romano, per cui potevamo trovare vescovi africani che facevano vescovi in giro per l'Italia, mentre adesso è impossibile per diritto canonico trovarne in giro per l'Italia, se non a Roma e nelle diocesi sububbicarie. Nelle altre diocesi italiane deve essere cittadino italiano e incardinato nella Chiesa italiana per essere vescovo. Quindi diciamo che questo è davvero la novità del tempo che viviamo, poter ritrovare dei presbiteri così compositi, con percorsi e origini così, così diverse. Ed è un segno di speranza perché ci regala, ce lo sottolineava il vescovo qualche istante fa, ci regala di nuovo questo volto cattolico della Chiesa, universale della Chiesa, e dove è anche a noi, ai preti in particolare, questo senso che il presbiterio è mondiale, non siamo incardinati per l'ordinazione soltanto in un presbiterio locale, ma è qualcosa di più ampio per cui possiamo partire ed essere preti dappertutto. Se vado in Africa non mi devono ordinare di nuovo per poter esercitare il ministero in Africa, così come se vengo in Italia non mi devono ordinare un'altra volta per esercitare legittimamente il ministero nelle comunità italiane. E questo è un fatto prezioso che dobbiamo tenerci stretto. È vissuto con uno spirito missionario? Questa è un po' la domanda che occorre che ci facciamo. Cioè, stiamo creando però nelle nostre chiese le condizioni perché questa opportunità straordinaria che oggi abbiamo e che in altri tempi non c'era, per viverlo in una dimensione davvero missionaria? Stiamo spremendo da questa occasione davvero tutte le potenzialità che essa racchiude? La fortuna che un prete che si è formato, maturato, studiato, preparato in un'altra chiesa viene nelle nostre chiese e vive il suo ministero nelle nostre comunità, lo stiamo davvero spremendo al massimo come un'opportunità incredibile che ci viene offerta? E qui le cose si fanno un po' più pesanti. Che tempo stiamo vivendo? Io ho come l'impressione che come tempo, come chiesa europea, siamo in una fase di passaggio. Spero che i colori più, come dire, scuri di questo tempo ce li stiamo piano piano lasciando dietro e stiamo cominciando a intravedere un po' di luce. Perché ho l'impressione a volte, non so se ce l'avete anche voi, confortatemi in questo, ma l'impressione è che ci troviamo un po' come quella prima comunità che in questo tempo di Pasqua abbiamo potuto seguire attraverso le letture del Vangelo, dove se il Signore voleva incontrare questa sua prima comunità, ogni volta mi ha colpito molto, soprattutto in questa Pasqua, questo passaggio, non ci avevo mai pensato troppo prima, ogni volta che sto benedetto risorto vuole incontrare la sua comunità, deve attraversare un muro, tutte le volte. Non trova mai una porta mezza aperta, che so, scordata lì, una finestra un po', ogni volta deve far miracolo e passare un muro per poter essere con i suoi, che sono convocati fuori però, sono convocati in Galilea dal risorto. Andate in Galilea, io vi precedo. Non si muovono, restano lì chiusi lì dentro e lui ogni volta deve aprire. E molte volte le nostre comunità hanno un po', credo che il Signore, se ci vuole incontrare in questo periodo qui in giro per l'Europa, ha dei muri da dover attraversare per venire a stare in mezzo a noi. È il muro soprattutto di una non lettura di speranza del tempo che viviamo. Le fatiche che stiamo sperimentando, la crisi delle vocazioni, una certa stanchezza, l'indifferenza diffusa, il relativismo, insomma metteteci tutto quello che volete dentro, ci danno uno sguardo non di speranza a volte. In certi linguaggi, soprattutto ecclesiali, senti a dire: ma Gesù Cristo è uno sconfitto o è uno che sto demonio lo ha legato da qualche parte? O è uno sconfitto? È uno che ha perso, uno che ha vinto? È risorto o non è risorto?
e in certi nostri discorsi, insomma, qualche dubbio si coglie nella visione che abbiamo, e anche in ambiente missionario. Questa assemblea è il segno che la missione ha funzionato, mentre i missionari ultimamente stanno utilizzando un linguaggio che non mi piace, perché sembra quasi che volessero il prolungamento eterno della loro presenza. La missione, il nostro essere missionari, è fatto per essere transitorio. E quando Gesù Cristo manda i suoi a dire andate in missione perché è tempo che vi muoviate e che andate anche voi, e lo fa presto, non aspetta che siano laureati in missionologia perché vadano, li manda un quarto d'ora dopo che li ha chiamati, nel Vangelo di Marco nel capitolo 5, a fine capitolo 5 dice, sai che c'è? Andate avanti a me, andate a fare un po' di missione, così imparate a vivere e ad annunciare che è quello per cui vi ho chiamati. Bene, questi vengono mandati da Gesù Cristo, ma con un compito limitato però. Entra in una casa, stai in quella casa e non passare di casa in casa, cioè non farla tutta tu la missione. Lascia un po' di missione anche per gli altri, fanne un po'. Accendi sto fuoco, poi vai da un'altra parte, loro continueranno, tutte le altre case del villaggio lo faranno loro, no? Non è che la esaurisci tu la missione e la finisci tu, e non è che noi come Europa dobbiamo occupare questa dimensione missionaria per sempre. Le rotte che abbiamo aperto, quelle rotte che per tanto tempo abbiamo occupato noi perché avevamo anche i mezzi per poterci spostare, e beh, adesso sono aperte in tutte e due le direzioni, per cui coloro che hanno ricevuto missione oggi si stanno restituendo missione. Ed è bello che sia così, ed è giusto che sia così, ed è un frutto dello spirito anche questo. Ci ridimensiona, ci rimette un po' a posto, e ci fa stendere la mano, che non è male, visto che abbiamo sempre pensato che erano quelli che dovevamo dare. E adesso riceviamo missione, e questo è un fatto positivo che va letto in maniera positiva, ma dobbiamo mettere tutte le cartucce dalla nostra parte perché questa vostra presenza nelle nostre chiese sia una presenza importante per le vostre chiese di origine, per voi come persone, per le persone conquistate, per le nostre chiese che vi accolgono. E mi pare che un dato importante perché questa esperienza possa essere davvero vissuta in chiave missionaria, c'è una dimensione personale, su quella non si può entrare se non c'hai questo spirito e se sei venuto in Italia con altri motivi tuoi che non hanno niente a che fare con la missione, lì si può fare poco, le proprie motivazioni personali va bene, ma una diocesi che accoglie in questo momento sta accogliendo davvero come fatto diocesano? C'è nelle nostre diocesi una discussione su possiamo accogliere dei preti da fuori? Quanti ne possiamo accogliere al nostro interno? Con quali compiti? Non si può, capisco che il vescovo ha una sua pienezza di in sé e sintesi di tutta la diocesi, anzi di tutta la chiesa per, in virtù della sua ordinazione, però queste devono essere scelte che devono nascere da un fatto comune, perché tutti siamo chiamati poi ad accogliere, non solo il prete che finalmente avrà un viceparroco, non soltanto quella comunità dove andrà, non soltanto l'economo diocesano o il vicario incaricato della formazione dei preti è il vescovo, ma è una diocesi che deve offrire uno sgabello ad un altro e dire siediti qua, ti faccio posto all'interno, ti accolgo dentro di me. Quindi deve essere chiaro i motivi per cui stiamo accogliendo, e questi motivi sono di tipo missionario o solo utilitaristici. Il motivo per cui chiediamo ad altre chiese di offrirci, di regalarci per un tempo del personale apostolico, sono che c'è la crisi di vocazione da noi? Che sono diminuiti i preti? Se è solo questo, cosa stiamo togliendo Eucaristia a chi ne ha poca già? In tantissimi casi. Se fosse questo il motivo, è da bestemmia.
è quasi blasfemo come motivo dire: siccome io che abuso di Eucaristia, perché ne sprechiamo tantissima, ho bisogno di offrire Eucaristia lì in quella comunità, perché che potrebbero muoversi, che potrebbero trovare 10.000 altre soluzioni, allora le tolgo a chi ha già un'Eucaristia al mese? Due Eucaristie all'anno? Le tolgo lì? Se questo sarebbe terribile. Se non lo rileggiamo teologicamente nel fatto che questo chiedere, stendere la mano e ricevere Eucaristia anche da fuori, da altre chiese, stringe, ci stringe in una sorellanza universale tra le chiese che è decisiva. È decisiva perché ci aiuta a capire che cos'è davvero questa chiesa che Gesù Cristo ha voluto. Se non andiamo oltre, allora il motivo deve essere altro. Io ho bisogno di questo respiro che viene da fuori, ho bisogno di uno sguardo esterno da me, perché anche sul piano umano non tutte le verità su di me sono dentro di me. Ci sono delle cose essenziali di me che posso scoprire solo se un altro me le consegna. Se voglio sapere come sono di spalle mentre mi allontano, beh, o me lo dici o non lo saprò mai. Eppure sono io che mi sto allontanando di spalle, ma non so come sono. Devi darmelo tu. E allora abbiamo bisogno di questo sguardo da fuori, abbiamo bisogno delle tue domande, abbiamo bisogno dei tuoi dubbi, abbiamo bisogno del tuo racconto di Gesù Cristo, perché non è solo il tuo, è il racconto di Gesù Cristo che tu hai ricevuto nella tua Chiesa, e di questo ne ho bisogno profondamente come Chiesa europea che sta vivendo poi le sue stanchezze nell'annuncio e che si sta chiedendo con quali strumenti, con quali linguaggi, con quali modalità devo oggi dire Gesù qui a questi uomini e a queste donne. E allora ha bisogno di mettersi in ascolto del racconto di Gesù che si fa altrove, da altre parti. Come lo racconti tu Gesù Cristo? Come lo racconta la tua Chiesa? Come lo consegna? Come lo regala? Come lo dice? Come lo canta? Come lo prega? In che modo? Perché? Perché io ho un po' smarrito la strada, ho difficoltà in questo momento, non riesco a capire bene come dirlo questo Gesù qua, è la mia domanda, mi sto chiedendo questo. Nuova evangelizzazione vuol dire questo, cioè non è che dobbiamo inventarci altro, è come lo dico questo Gesù oggi, come lo racconto a questi uomini e a queste donne. E allora mi serve che tu da fuori vieni, mi guardi e dici a me qualche cosa di me stesso, e soprattutto ho bisogno che mi aiuti a ridire Gesù oggi. E queste, guardate, nella mia esperienza missionaria piccolissima, però la cosa che mi ha aiutato di più è stato proprio questo incontro straniante di sguardi così diversi. Quando ho dovuto fare il primo Natale, la prima Pasqua nel mio Benin, nei miei villaggi, ero lì a dover fare sta Pasqua, il Venerdì Santo, questa cappellina piccola, stretta, 3 del pomeriggio, nel periodo più caldo dell'anno, perché aprile, marzo, aprile è terribile, Costa d'Avorio, lo sa, insomma, fa caldo, fa proprio caldo. E lì alle 3 si dice questa croce messa per terra, la alzano a un certo punto e tutti cominciano per l'adorazione della croce, alziamo questa cosa, la svegliamo e tutti cominciano a ballare. E a ballare intorno alla croce, e io ero lì che non capivo bene cosa funzionava, perché alla mia comunità di origine, io sono pugliese, quindi spagnolo, Venerdì Santo, l'anno prima, il Venerdì Santo, ero davanti ad una processione con un Cristo in una bara di vetro, pieno di sangue, lì alla Madonna, 7 croci messo dentro, e tutti che cantavano, che quel guaio l'avevo fatto io, i chiodi li avevo messi io, le funebri, era tutta roba mia quella cosa lì. E questi ballano intorno alla croce. Alla mia comunità di origine di ballare intorno alla croce non gli è mai passato per la testa, non me l'ha mai insegnato, non mi ha mai raccontato la croce così. E lì ho capito che
noi guardiamo le stesse cose, ma non vediamo esattamente le stesse cose. Lo sguardo lo portiamo sulle stesse cose, ma non è uguale quello che stiamo vedendo in quel momento. E che quella comunità stava vedendo nella croce qualcosa che la mia comunità di origine non aveva mai visto e che comunque non mi aveva mai aiutato a vedere. Ed è diventato interessante a quel punto dire: lo voglio rubare sto sguardo. E quando sono tornato in Italia, il vescovo per un quarto d'ora, 20 minuti mi ha fatto parroco prima di andare al CUM, perché più o meno sono stato in parrocchia 6 mesi, e quando riversi quello sguardo nelle attività, negli incontri, nelle relazioni, nelle opportunità che ti vengono date, quando riversi quello sguardo tu senti la gente che respira, dice: aspetta, sta cosa non l'avevo mai vista, non l'avevo mai pensata, non l'avevo mai... È qui la forza della missione, ed è quello che siete chiamati a fare nelle chiese dove state servendo. Non limitatevi al minimo indispensabile, non limitatevi. Spesso, guardate, dal CUM vediamo passare tanti sacerdoti non italiani, personale apostolico non italiano, religiosi, religiose, che vengono o per fare la lingua italiana o per la preparazione all'incontro con l'Italia. Ne vediamo passare tanti. Molti sono troppo preoccupati di non apparire preti di serie B. Io sono prete come te, ed è questa la grande preoccupazione: far vedere quanta cultura teologica c'è anche nel mio paese e come io so fare le cose, come le fai tu, e anche meglio di come le fai tu. Non è questa la cosa importante. Non siamo importanti noi come persone in questa storia, in questa vicenda. Lo siamo anche, lo siamo, ma non siamo noi vitali in tutto questo. Vitale è poter cogliere l'opportunità che a me viene data di mettere i piedi e il cuore qui, in questo posto, e dico bene i piedi e il cuore, entrambi, tutte e due, li porto qui, perché sennò non sono in missione. Se ho solo i piedi o solo il cuore, non sono in missione. Da tenere piedi e cuore nello stesso posto, li porto qui in queste comunità, do la vita per queste comunità, regalo a loro la mia vicenda spirituale, che è frutto di incontri, di persone, di storie, di nomi, di vicende che sono dietro di me e che appartengono a quella terra, a quella chiesa che mi ha dato la fede, che mi ha dato la vita, che mi ha dato la fede, che mi ha dato uno sguardo, che mi ha regalato una testimonianza su Gesù Cristo. E questa devo giocarmela qui, nella relazione con gli altri preti, nella relazione con i pochi seminaristi di queste nostre diocesi, ma con loro, incontrandoli, entrando nella loro amicizia, offrendogli la mia testimonianza di prete nato in un altrove, che non è soltanto, non è un altrove geografico soltanto, è un altrove culturale, è un altrove storico, è un altrove ecclesiale, altro, diverso. E questo lo regalo, lo do in tutte le occasioni in cui mi viene consentito di poterlo fare. Allora, con una diocesi di origine che si chiede: ma quanti posso davvero integrare al mio interno? Ho bisogno di 50 preti, ma è giusto pigliarne 50? È giusto? È esattamente quello che questo tempo ci sta chiedendo. Cioè, non possiamo utilizzare la presenza di personale apostolico non italiano nelle nostre comunità per ritardare decisioni importanti da prendere sulla nostra pastorale e sull'organizzazione della nostra presenza sul territorio, perché non possiamo continuare ad avere lo stesso numero di parrocchie che c'era nell'Ottocento più tutte le nuove create successivamente, e quando non c'è più i preti che ci avevi allora. Bisogna anche decidere delle cose, no? Non c'è un solo titolo di parrocchia che sia stato estinto nel frattempo. E una volta si capiva anche perché c'era un beneficio legato. Oggi non c'è più. Non c'è. Quindi non c'è nessun motivo per cui bisognerebbe tenerla in piedi così tante, se poi alla fine la presenza andrebbe rivista e riorganizzata. Stiamo facendo dei tentativi, le unità pastorali o altro, ma è un laboratorio. È un laboratorio, un cantiere. Non sappiamo ancora bene la direzione effettiva che dobbiamo prendere. D'altra parte, sul versante vostro però, che cos'è essenziale perché questa vostra presenza sia una presenza letta in chiave missionaria? E qui bisogna prepararsi a star qui. Bisogna prepararsi, che fatica si fa.
è una lotta su diversi punti. Guardate come siamo stressati da questo punto di vista. Stiamo rivedendo la formazione, i contenuti delle occasioni di formazione che vi vengono offerti perché possiate essere accompagnati un po' di più alla realtà italiana. La stiamo rivedendo, però è una lotta ogni volta. Sono stufo di dover ogni volta ricevere la telefonata del cancelliere che trova mille scuse perché non vengono i suoi preti. Ma se non riesci a vedere che questa cosa serve, ma non li mandare, ma tieniteli. Se non riesci a capire che è nel tuo interesse, vuoi che litighi io, per cui è diventata una norma, è terribile ed è faticoso avere persone lì al CUM perché è obbligatorio se no non entri nel sostentamento clero, se non c'è il certificato del CUM. Ma questa cosa serve perché la tua presenza sia davvero una presenza utile in campo missionario. Io non sono arrivato in Benin e ho cominciato a parlare alla gente. Sono arrivato in Benin e sono andato a scuola dai preti anziani di lì a dire: ma mi racconti che cos'è fare il prete qua? Io non lo so, non mi hanno preparato a fare il prete qui, non lo so cosa vuol dire. Per me catechismo è sempre stato parlare a bambini, perché nelle mie comunità quando si fa il catechismo si fa i bambini. Qui il più giovane ha 60 anni dei catecumeni e io non so parlare a lui, non mi hanno preparato a questo. Cos'è un catecumenato, un precatecumenato? Ma io l'ho imparato lì, non l'ho imparato qua, l'ho studiato come un fatto storico il catecumenato. Non mica i contenuti di un catecumenato, ma l'ho capito lì quali erano, perché non c'era necessità qui. Si battezzano i bambini e poi devi fargli capire quello che hanno già ricevuto. Non dire prima di tutto qui bisogna suscitare la fede e poi accompagnare quest'uomo, questa donna verso un battesimo. Non era un problema mio. Allora non è, perché in tanti, io vedo lì al CUM, tanti arrivano e nei primi giorni devi stare lì a tranquillizzarli, a dire: guarda che io non ti voglio fare teologia. La teologia che hai studiato è buona, è bella, è meglio della mia. D'accordo? Non voglio farti teologia, quindi non è che ti sto insegnando come si fa il prete. Perché qualcuno è offeso da questo, a dire: come? Oh, io ho un dottorato, devo venire da te a imparare come si fa il prete adesso. Qualcuno arriva con questo spirito. Voglio soltanto darti un po' di dritte perché sia felice il tuo incontro con l'Italia. Perché non sia figlio di pregiudizi, perché vedi delle cose che ti turbano, che ti scioccano. Quando io sono arrivato in Benin e vedevo i maschi in mano nella mano camminare, a me europeo mi dava fastidio e mi dicevo: sono tutti omosessuali, cos'è? Non ci si tocca da noi, non ci cammina. Tu vedi questi uomini, uno cammina, la mano si abbraccia, non si fa. Capisco che può turbare anche te vedere i nostri ragazzi maschi e femmine tra di loro nel loro modo normale di stare, perché non è quello normale di casa tua. Allora il nostro incontro è pieno di fatiche e non si tratta soltanto di aiutarti a capire dove... Beh, io sono italiano, non ho ancora capito cos'è la destra e la sinistra in Italia, non ho ancora capito la differenza fra D'Alema e Berlusconi, non l'ho ancora capito, provano a spiegarmi, non lo so. Immagina tu che vieni dalla Polonia, come fai a capire? Per te era chiaro cos'è la destra e cos'è la sinistra, è chiaro in Polonia, qui no? E allora vuoi che qualcuno venga lì e ti dica: guarda, c'ho un po' di arte perché ho fatto un po' di studio, provo a dirtelo. Ma perché tu possa capire dove stai mettendo i piedi e piano piano innamorarti, poter dire come lui: sono felice di essere il loro pastore. E non dopo aver fatto i tuoi 3, 4, 5 anni, 6 anni, quello che è, tornare e raccontare. A volte senti dei giudizi pesanti sulle nostre comunità, sulle nostre chiese, sulla vicenda cristiana, in queste, da parte di chi ha anche fatto del suo meglio, però non da prete felice, perché non c'erano le condizioni. E allora, da un lato, datti gli strumenti perché la tua presenza sia una presenza missionaria. Primo, impara bene l'italiano, lo devi imparare bene. Non basta impararlo, bisogna impararlo bene.
Su questo bisogna far, guardate, per chi viene dall'Africa è più evidente, per chi viene dall'America Latina è un po' più complicato perché si parla spagnolo o brasiliano in Brasile, quindi è un'altra storia, eh? Ma per chi viene dall'Africa, in molti dei vostri paesi le prime grammatiche delle vostre lingue le hanno scritte i missionari. E lì ve lo dico non perché erano migliori, ma perché dietro questo fatto c'era la loro esigenza di imparare a dire Gesù Cristo nella vostra lingua. E questo è un fatto decisivo, non basta impararlo, dovete impararlo bene. Bene. E se posso e se ho il dono di una certa musicalità, in Italia funzionano molto i dialetti e gli anziani verranno a confessarsi in dialetto, imparate anche quello se ci riuscite, è un di più, eh? È un di più, però per chi ha questo dono imparatelo, perché altrimenti avrete molti clienti alla confessione, ma perché non capite quello che dico, tutti da voi a scegliere per quel motivo. E quindi imparare la lingua, entrare in questa cultura. Anche lì, questa nostra chiesa, i nostri vescovi, negli ultimi anni, ormai la chiesa italiana ha questo ritmo dei documenti decennali intercalati da un documento quinquennale, insomma c'è tutto uno schema di, ma è il piano pastorale della nostra chiesa italiana, va conosciuto. Nel corso alcuno presentiamo il piano pastorale decennale della chiesa italiana su un livello nazionale, ma poi ci sono i sinodi diocesani, ci sono documenti, c'è una storia pastorale che devo conoscere, nel quale occorre inserirmi. E allora forse questo nostro stare qui potrà essere qualcosa che diventa prezioso per voi che lo vivete, diventa prezioso per coloro che ricevono la vostra testimonianza. In generale io trovo comunità cristiane molto contente, molto contento della presenza di personale apostolico non italiano, con alcune fatiche, perché all'inizio che poi non si capisce quello che dice, si lamentano un po', però dice, come non si capisce bene quello che dice e lo sai che non stai parlando bene, vai più veloce, no? Dura di meno la messa, allora, c'è, però c'è un atteggiamento di simpatia da parte della gente. Ma quello di cui abbiamo bisogno è che andiate oltre il servizio sacramentale. Abbiamo bisogno della vostra testimonianza di preti giovani, tantissimi di voi sono giovani, nei nostri presbiteri, che ci aiutate a costruire una fraternità che abbia il gusto anche delle vostre fraternità, che ci aiutate ad avere una visione di chiesa con un respiro un po' più ampio. Fatelo, non limitatevi, non frenatevi in questo. E se qualcuno non accetterà questa testimonianza, è un suo problema, se la vedrà lui col Padre Eterno, ma magari qualcuno invece la troverà come qualcosa di prezioso. Io mi fermerei qua, giusto per dare l'opportunità di completare quello che dico, perché guardate, su sta cosa non ci sono ricette. Abbiamo avuto qualche tempo fa in Francia un incontro a livello europeo, perché il fenomeno in Italia è rilevante, sta diventando rilevante, ma in Francia, in Belgio ha delle cifre impossibili, soprattutto per la facilità della lingua, per gli africani in particolare, dove i numeri sono incredibili, non hanno niente a che vedere con i nostri. E abbiamo fatto questo incontro a livello europeo, c'è tanta fatica, c'è tanta diffidenza, c'è, ma si sta cercando una via davvero perché questa opportunità diventi sempre più un momento di chiesa, un momento importante, per, ma anche per le chiese che vi mandano, anche per loro, un ritorno che non sia soltanto di tipo economico o altro, ma cominciare esperienze che si stanno facendo in alcune nostre comunità anche. Voi avete avuto qualche anno fa, un paio di anni fa, la diocesi di Padova, per esempio, è stato interessante che dopo aver fatto il loro piano pastorale a livello diocesano, sono partiti e sono andati, loro hanno missione in Africa, in Kenya, hanno missione in Ecuador e hanno missione in Thailandia, e il vescovo è partito con
una delegazione della diocesi a sottoporre alla chiesa in Kenya, la diocesi dove loro lavorano in Kenya, quella in Ecuador e quella in Thailandia, il loro progetto pastorale, e dire: tu come chiesa sorella che consiglio mi dai? Cosa dici di questo? Questo è quello su cui vorremmo, quindi, e questi sono segni importanti, che magari qualcuno diceva: vabbè, lascia il tempo che trova, già hai fatto tutto, poi davvero quello che hanno detto lo prego. Però è importante che il vescovo e il vicario generale, qualche altro, hanno fatto questa strada e sono andati con quest'idea di dire: mi dici cosa pensi, se siamo chiese sorelle, beh, un consiglio me lo potrai anche dare, no? Con chi parlo se non con mia sorella? E quindi ci sono cose belle che stanno succedendo in giro, quindi speriamo che la vostra presenza, il vostro stare qui serva, ditelo ai vostri vescovi, ditelo ai vostri direttori di uffici missionari, le vostre esigenze, non con lo spirito rivendicativo di chi ha qualche cosa da sindacare e vuole essere trattato meglio in maniera diversa, ma con quella carità di chi dice: guarda che dopo di me arriveranno altri. Se hai questa attenzione, se provi a fare questa cosa qui, forse ti faranno un servizio ancora migliore del mio, perché queste attenzioni aiutano. E allora regalate alle vostre chiese questo, anche la fatica che state vivendo, le difficoltà che incontrate, ma nominatele, ditele, non con lo spirito, ripeto, di chi vuole lamentarsi, ma di chi vuole, avendo aperto una strada, che gli altri che passeranno su quella strada trovino un cammino un po' più semplice e un po' più facile.